Benvenuti su Unica Channel, subirete lezioni flash del web TG. Su Unica Eco, politici, imprenditori e semplici cittadini parlano di sostenibilità ambientale nelle Eco Interviste. Lunedì 16 aprile, amici di Unica Channel, buongiorno e bentrovati all'edizione Flash. Iniziamo con una notizia dell'ultima ora. È ritornato in Italia Walter Lavitola, ex direttore del quotidiano L'Avanti ed indagato dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta su una presunta estorsione perpetrata ai danni dell'ex premier Silvio Berlusconi. Lavitola sarà trasferito oggi a Napoli, dove sarà poi ascoltato dai PM che indagano su di lui. Al suo arrivo in Italia gli è stato contestato anche il reato di corruzione internazionale. Settimana decisiva, questa appena iniziata, per le riforme del governo guidato da Mario Monti su lavoro e fisco. Oggi Consiglio dei Ministri dedicato alla delega fiscale e alla gara per le assegnazioni delle frequenze TV. Domani invece a Palazzo Chigi previsto un vertice tra il governo e i leader dei partiti di maggioranza per trovare un accordo sul decreto legge sul lavoro. E andiamo in Afghanistan, razzi contro le ambasciate. Partita ieri l'offensiva dei talebani per rispondere all'attacco sferrato dalle forze speciali afghane appoggiate dai reparti militari della NATO. Tra i vari obiettivi, i talebani hanno preso di mira anche il Parlamento, occupandolo. In queste ore la capitale Kabul è ancora sotto assedio da parte degli stessi talebani. Auguri a Papa Benedetto XVI, che oggi compie 85 anni. Settimana particolare questa per Papa Ratzinger, che giovedì compirà anche 7 anni di pontificato. Ieri in piazza San Pietro il Vescovo di Roma ha invitato i fedeli a pregare per lui affinché non gli manchi mai la forza per compiere la sua missione. E passiamo allo sport, parliamo di vela, l'America scappa a Napoli, Luna Rossa Piragna trionfa all'ultima regata di flotta delle World Series. Festa bagnata quindi per tutto l'equipaggio di Luna Rossa e per le migliaia di persone che hanno seguito le regate di ieri sul lungomare di Napoli, nonostante la pioggia battente. Era questa l'ultima notizia, noi ci ritroviamo a partire dalle 15.30 con l'edizione completa del nostro Web TG. Grazie dell'attenzione, buona giornata.